flawless. I think I'm really good. Get used to it. So, ladies and gentlemen, all we can say is good night from all of us here on Top of the Pops, and it's number one. La vecchia zia, come gli inglesi chiamano la BBC, compie 90 anni, ma non è un buon compleanno perché la televisione pubblica inglese è travolta dagli scandali di pedofilia che colpiscono uno dei personaggi più popolari del passato televisivo britannico, come Jimmy Savile, accusato di aver usato violenza su oltre 300 minorenni. Savile è morto un anno fa, ma lo scandalo viene fuori adesso. È già costato il posto al direttore generale Entwistle, sostituito rapidamente. E non è solo questo scandalo, ma anche la credibilità generale della televisione pubblica britannica a essere messa in crisi per un servizio, sempre su un caso di pedofilia di un lord inglese che si è poi rivelato falso. Dunque, i dubbi sulla capacità della televisione britannica, famosa nel mondo per il suo world service, di essere equanime e di essere giusta, è fortemente in dubbio. Ma già in passato la televisione inglese ha dovuto subire degli scandali e le dimissioni di direttori generali ed è sempre stato in grado di riprendersi, di recuperare la sua immagine di imparzialità. Questa volta forse è il suo caso più grave, il suo momento più difficile, sono 90 anni appunto di credibilità messi in gioco e bisogna vedere se ancora una volta avrà le capacità di risorgere dalle sue ceneri. International news and information. This is BBC World.